Abbiamo un altro tipo di oscillatore. Dobbiamo fare un po' una carrellata e vedete che le caratteristiche che accomunano i vari oscillatori sono numerose. Vediamo un oscillatore cosiddetto a rete di sfasamento. Ricapitolando, l'oscillatore a ponte di Wien aveva bisogno di un amplificatore non invertente e poi, se ricordate, c'era una rete di resistenze e capacità che faceva in modo che il beta A avesse uno zero nell'origine, quindi si partisse da pi greco mezzi e due poli, quindi a frequenza alta si arrivasse con una fase meno pi greco mezzi, avendo la fase sempre decrescente, no? In modo che c'era soltanto una frequenza alla quale la fase era nulla, e a quella frequenza bisognava essere sicuri che il modulo del beta A fosse maggiore di 1 per avere l'innesco. Nell'oscillatore a rete di sfasamento si fa una cosa leggermente diversa, ma comunque seguendo lo stesso principio. Si usa un amplificatore invertente che si può ottenere con uno stadio semplice, tipo un emettitore comune, oppure con un amplificatore, per esempio come questo realizzato a operazionali. L'uscita si prende all'uscita di questo amplificatore, poi vedete si fa un prelievo di tensione e questa tensione si manda a una rete che è la cosiddetta rete di sfasamento, che è fatta da tre capacità in serie delle resistenze verso massa e poi si rientra in ingresso. Quindi in pratica, ecco, tipicamente queste capacità si prendono uguali e anche queste due resistenze si prendono uguali e uguali a questa R che è la resistenza d'ingresso dell'amplificatore invertente. In pratica abbiamo che questa parte qua, rappresentata in rosso, è la rete A, la rete di amplificazione. E questa parte dire sole resistenze e capacità è la rete di reazione, cioè la rete del beta. Allora, la cosa interessante qui notare come sono fatte. Beh, A è anche a con E in pratica, perché per ottenere A con E bisogna che io caratterizzi, metta qua la R beta e poi qua in ingresso la R beta. Diciamo alla fine cambia poco rispetto a questo amplificatore. Volevo farvi notare una cosa. A con E è negativa perché questo amplificatore è invertente. Cosa vuol dire? Che A con E dà uno sfasamento di pi greco. D'accordo? La rete del beta com'è fatta? Se la guardiamo, questa è la rete del beta, si vede una cosa, ci sono tre poli, sono reali perché è una rete soltanto passiva di resistenza e capacità, quindi vengono fuori poli sempre reali. Se non ci sono induttanze, abbiamo soltanto resistenza e capacità, i poli vengono sempre soltanto reali. Quindi abbiamo tre poli reali e poi sapete che se ci sono tre poli ci possono essere al massimo tre zeri. In questo caso si vede che ci sono esattamente tre zeri nell'origine. Guardate, i tre zeri sono ciascuno dovuto alla capacità che sta in serie sul segnale. Vedete che deve essere attraversata perché il segnale vada dall'ingresso all'uscita della rete del beta. Con un po' di abitudine si riesce a riconoscere quali sono le singolarità in po' termini poli e zeri di una rete, come dire, guardandola, va bene? E in che modo?
chiaramente contare il numero di capacità è certamente il modo più ragionevole. Voi sapete che, diciamo, se non ci sono condizioni particolari, quindi in pratica nella maggioranza dei casi, il numero di, se avete una rete di resistenza e capacità, il numero di poli è uguale al numero di capacità. Okay? A meno che palesemente qualche capacità non sia superflua. Tipo due capacità in parallelo si comportano come una sola, no? Questo sì, quindi non danno due poli, ne danno uno solo. Però a parte queste cose, più o meno il numero di poli è uguale al numero di capacità. Esistono teoremi rigorosi per dire in che casi è vero oppure no. Ma insomma, ragioniamo in modo un pochino meno preciso adesso. Per quanto riguarda gli zeri, ci sono delle altre indicazioni. Per esempio, c'è sempre questa cosa: se il segnale per andare dall'ingresso all'uscita di una rete deve passare attraverso una capacità, tipicamente quella capacità è responsabile di uno zero nell'origine. Perché questo? Si intuisce abbastanza facilmente. Quando dico è responsabile dello zero all'origine, vuol dire che se non ci mettessi quella capacità non ci sarebbe lo zero all'origine, mettendocelo ci viene uno zero all'origine. Perché questo? Perché immaginate, se il segnale per andare dall'ingresso all'uscita deve passare attraverso quella capacità, quando quella capacità diventa un circuito aperto, il segnale non passa più. E la capacità diventa un circuito aperto per omega uguale a zero. D'accordo? Per cui, quando il segnale non passa più, vuol dire che la funzione di trasferimento è zero. E la funzione di trasferimento è zero quando la capacità è in circuito aperto, cioè a frequenza nulla. Questa è la condizione che vuol dire zero della funzione di trasferimento per omega uguale zero. E questo è vero per tutte e tre quelle capacità, perché se guardate la rete del beta, per andare dall'ingresso all'uscita, ciascuna di quelle tre capacità è bloccante. Se rimuovo una capacità di quelle, qualunque io rimuova, la funzione di trasferimento viene zero. Questo vuol dire che lì ci sono tre zeri nell'origine. Ok? Allora, poi ci sono altre piccole cose, diciamo, cose da notare. Queste sono quelle principali. È comodo riconoscerle un pochino a occhio, anche perché aiuta a, come dire, quando si fanno i conti, aiuta a capire che cosa ci aspettiamo di ottenere, no? Come vi ho già detto, mi pare l'altra volta, in realtà spesso la differenza nel fare soprattutto i conti scritti, insomma in generale, nel fare calcoli, nel fare progetti, tra chi lo fa bene, tra chi è bravo, diciamo, e chi lo fa male, è nella correzione degli errori, non soltanto nella velocità. Tipicamente chi è più bravo sa che cosa deve ottenere, no? Più o meno si fa guidare da un po' di indizi. E riconosce se le cose non tornano rispetto agli indizi che ha e quindi riconosce gli errori molto in anticipo. Cioè io qui so di partenza che se vado a fare il conto mi devo venire tre zeri in origine. Appena vedo che non arrivano, penso di aver sbagliato qualcosa, di essermi scordato un pezzo, eccetera. Lo so per tempo. Questo vale più o meno in generale. Allora, se vado a calcolare la fase di beta A, anche qui facciamo un ragionamento un attimo qualitativo, giusto perché non voglio fare conti lunghi. Una volta tanto, ma voglio cercare di, come dire, farvi vedere un po' che cosa ci aspettiamo che otteniamo. Allora, io faccio la fase di beta core in funzione di omega, come fosse un diagramma di Bode di fase. Allora, dunque, a frequenza nulla, che cosa ho? Io ho come fase pi greco che mi viene da Aconè perché inverte e poi ho tre zeri nell'origine che mi danno tre mezzi pi greco. Quindi pi greco più tre mezzi pi greco fa un giro, che quindi non conta, diciamo, è più pi greco mezzi. Quindi io parto da fase pi greco mezzi a frequenza nulla. Quindi qui si parte a frequenza nulla. Frequenza nulla vuol dire meno infinito, siamo su diagramma di Bode, quindi in scala logaritmica. Quindi qui si parte da fase pi greco mezzi. Poi che cosa succede? Succede soltanto che intervengono tre poli reali negativi. Ora, se fosse bisogno,
Chiaro che sono negativi perché il sistema è passivo, i poli vengono tutti reali negativi, non ho detto negativi prima, ma è ovvio. Allora, i tre poli negativi che effetto hanno sulla fase? Ciascuno di essi fa scendere la fase di pi greco mezzi. Quindi, dopo che sono intervenuti tutti e tre i poli, io non voglio sapere dove stanno adesso, non mi importa. Ci saranno tre poli, alla fine dei tre poli la fase sarà meno pi greco. Ok? Quindi ho quello che voglio, ho un beta A con fase decrescente che passa da positivo a negativo e quindi ci sarà una sola frequenza alla quale la fase è nulla. A quella frequenza, solo a quella, posso avere un'oscillazione. Ok, quindi questa è meno pi greco, questa è pi... la fase sarà una cosa del genere, io non voglio, ripeto, non mi importa soltanto sapere questa, questa la chiamiamo omega 0, questa è l'unica frequenza alla quale si può innescare un'oscillazione. D'accordo, questo è il ragionamento, perché si può e non si deve, perché è chiaro, deve aver soddisfatta anche la condizione sul DPS. A questa frequenza il criterio di Barkhausen sulla fase è soddisfatto, se a questa stessa frequenza è soddisfatto anche il criterio di Barkhausen sull'ampiezza, allora abbiamo un'oscillazione, ok? Ripeto, qui l'unica accortezza da progettista è scegliere una rete, un guadagno d'anello, che ha una fase monotona. Questo è l'aspetto a cui dobbiamo stare attenti. Perché sono ragionevolmente sicuro di riuscire a ottenere un'oscillazione in questo modo? Perché vedete, poi il modulo di beta A in omega 0 maggiore di 1, qualche modulo è giusto, basta amplificare abbastanza, basta che a connessi abbastanza grande il modulo perché insomma, a un certo punto riesca a ottenere queste oscillazioni. Quindi diciamo che alla fine dal punto di vista pratico, una volta fissato omega 0, l'unico vincolo che mi rimane è amplificare abbastanza con la rete di amplificazione. Poi cosa vuol dire abbastanza? Bisognerà fare il calcolo per scoprirlo, ok? Calcolo non lo facciamo, questo capita qualche volta come esercizio, ma insomma è un calcolo di una funzione di trasferimento, niente di più. Mi importa in questo momento soltanto fissare bene il concetto. Risolvendo le reti si trova la funzione di trasferimento, si calcola qual è l'omega 0 giusto e si calcola poi il guadagno d'anello in omega 0. Il conto dettagliato l'abbiamo fatto l'altra volta per la rete punti di Wien, che ha un calcolo abbastanza semplice, quindi non ci richiede insomma troppe espressioni. Allora, la cosa che volevo sottolineare è che vedete che questo principio è completamente generale. Io lì al posto dell'amplificatore invertente posso mettere qualunque altro amplificatore invertente. Per esempio, posso fare un oscillatore a rete di sfasamento mettendo, che ne so, un amplificatore emettitore comune come questo che inverte e poi metto qua la rete del beta con le tre capacità in serie, poi prendo questa e l'attacco di nuovo all'ingresso. Ora, dimensionando per bene le cose, questo è un oscillatore a rete di sfasamento ed è un classico esempio di amplificatore a rete di sfasamento. Questo funziona di solito, scegliendo un amplificatore abbastanza buono, cioè facendo amplificare abbastanza il CE, lo stadio CE, questo funziona. Se ho bisogno di avere un altro po' di amplificazione, posso mettere, che ne so, un tre stadi. Chiaramente non posso mettere un amplificatore due stadi, perché poi il due stadi non è invertente,
Primo stadio inverte, secondo stadio inverte e poi quindi il totale non inverte. Questo è un oscillatore a rete di sfasamento. Se voglio adoperare un due stadi, allora devo fare un oscillatore a ponte di Wien. Vi ricordate perché l'oscillatore a ponte di Wien ha bisogno di un amplificatore non invertente. Quindi io, per esempio, se lo faccio così, vedi, faccio un due stadi CE, ciascuno dei due stadi inverte. Ok, questo è un CE in cascata, un altro CE, quindi questo è un amplificatore non invertente. A questo punto devo fare così, poi così. Vedete, in realtà questa resistenza qui potrei usarla al posto di questa, visto che ci sono, potrei anche cancellare questo pezzo. Aspettate un attimo, vi faccio vedere. Magari così vi rendete conto un po' della cosa, e qui potrei fare così. Diciamo la R2, la prendo questa, no? Questa qua, il partitore per polarizzare la base è R1, R2. Prendo in questo modo, giusto per risparmiare una resistenza. Questo è un oscillatore a ponte di Wien. Cosa dovreste notare, per esempio, è che qui questi oscillatori qua, queste capacità qui, fanno da capacità di accoppiamento, perché vedete, la polarizzazione del transistore non viene influenzata dalla rete di sfasamento, perché per la continua queste due capacità sono un circuito aperto e quindi separano la polarizzazione del transistore dal resto. Lo stesso avviene qua. C'è R1 e R2 per polarizzare, poi in uscita. Cioè, questa capacità fa sì che la polarizzazione del transistore del secondo stadio non dipenda dalla rete di sfasamento. D'accordo? Quindi un po' ci si può industriare. Ok. Allora, c'è poi un'altra classe di oscillatori un po' più ampia, a dire la verità, che vale la pena guardare un pochino più in dettaglio e che sono gli oscillatori a tre punti. Questi sono come dire, una categoria interessante, perché poi da questa categoria si possono ottenere tante topologie di oscillatori. Come è fatto un oscillatore a tre punti? Guardiamolo per bene. C'è un amplificatore invertente, quindi questo è un ampli invertente ottenuto con un operazionale o con qualsiasi altro modo che consenta di ottenere un'amplificazione con fase pi greco, e poi si usano tre impedenze poste a triangolo, cioè tra tre nodi, considerando il nodo d'ingresso, il nodo di massa e il nodo d'uscita. Vedete, questo è il triangolo di impedenze. Triangolo perché sta tra tre nodi, massa, l'ingresso e l'uscita. Queste tre impedenze le chiamiamo Z1', Z2 e Z3. Questa la chiamiamo Z1' per comodità, perché questa sta in parallelo all'impedenza d'ingresso, la RI dell'amplificatore, e quindi per comodità noi chiameremo invece Z1 non quella che aggiungiamo, ma già l'impedenza totale, cioè il parallelo tra la impedenza che aggiungiamo e l'impedenza d'ingresso dell'amplificatore. Va bene. Quindi Z1
Z2, Z3 devono avere queste proprietà. Innanzitutto sono collegate al triangolo e da qui viene fuori il nome oscillatore a tre punti, no? Perché abbiamo tre punti ingresso, massa e uscita collegati dalle impedenze. E poi l'altra cosa è che sono impedenze completamente reattive. Completamente reattive vuol dire che hanno una parte reale nulla. Impedenza ha una parte resistiva, che è la parte reale, e una parte reattiva, che è la parte immaginaria. Quindi completamente reattive vuol dire soltanto immaginarie, cioè parte reale nulla. Chiaramente basta che sia approssimativamente nulla, non deve essere rigorosamente nulla. Poi purtroppo comunque non si riesce a fare una. Impedenza con la parte reale esattamente nulla, perché un po' di dissipazione c'è. Allora, chiaro, il circuito è molto semplice. Io quello che vi devo far vedere adesso è che a certe condizioni un circuito fatto così oscilla e dà quindi in uscita, l'uscita la prendiamo qua, una sinusoide a frequenza prestabilita. Che dipende in pratica dipende dai valori delle tre impedenze che aggiungiamo al triangolo. Allora, io che cosa faccio? Disegno di nuovo il circuito dell'oscillatore utilizzando il circuito equivalente per l'amplificatore, il solito circuito equivalente che abbiamo visto noi, quindi la resistenza d'ingresso. La VI è messa così e qui per l'uscita utilizziamo un equivalente di Thevenin. Vedete, questo è il circuito equivalente dell'amplificatore. Si vede che è invertente perché la VI la prendo con quel segno e A è positivo, quindi l'amplificatore inverte. Poi ho Z3 tra l'uscita e massa. Poi Z2 tra ingresso e uscita. E Z1 primo. Allora, io qui per comodità di calcolo faccio un piccolo stratagemma che mi, come dire, consente di aprire l'anello e calcolare, come dire, separatamente beta a con E. Cos'è che faccio esattamente? Posso fare la seguente cosa. In pratica, dunque, devo riuscire ad aprirlo. Vediamo un po' cosa mi conviene fare. Beh, qui cambia abbastanza poco in realtà. Va bene, faccio come l'ho raccontato altre volte. Cioè faccio. No, ma vabbè, faccio un modo un pochino diverso, vediamo un po' se funziona meglio.
Dunque, faccio così. Chiamo questa tensione qua V primo. Qui metto un generatore V uguale a V primo. E qua metto A V Rout Z3 Z2 Z1'. Vedete in pratica che cosa ho fatto? Ho introdotto un nodo fittizio V primo, ho detto che la tensione capi di array non è più la V, non è più VI, ma è V primo. Poi ho messo qua un generatore V uguale a V primo e questo è una VI. Quindi ho introdotto una tensione intermedia nel mezzo che non mi cambia assolutamente niente, diciamo, vista così è semplicemente una complicazione degli affari semplici. Però a questo punto io ho una possibilità che è quella di dire e separare la funzione di trasferimento di A dalla, di A con E, diciamo, dalla funzione di trasferimento di beta. In pratica cosa posso fare? Dico, va bene, questo è l'anello di reazione. Dico che A con E è la funzione di trasferimento che c'è tra questo nodo, tra VI e VI primo. In condizioni normali l'anello è chiuso perché c'è questo generatore che mi dice che VI è uguale a VI primo. Se io qua invece di mettere questo generatore dipendente metto un generatore indipendente, posso calcolare la funzione di trasferimento complessiva. Quindi dico in pratica che beta A con E, il guadagno d'anello, è calcolabile come rapporto tra VI primo e VI. Sostituendo quindi sostituisco qui un generatore indipendente. D'accordo, allora prendiamo questo anello e svolgiamolo e vediamo che cosa viene fuori. Quindi, se lo svolgo, che cosa ho? Ho VI che è questo. Poi qua c'è AVI e Rout. Poi qui c'è la Z3 verso massa. Questa qui è VU. Poi c'è la Z2. Vedete, sto svolgendo quell'anello, lo faccio per lungo, lo disegno per lungo. Poi da Z2 a massa c'è Z1'. E poi c'è RI. E questo qui è VI'. Quindi questo beta con E è la funzione di trasferimento dell'anello una volta che viene aperto. Appunto, il cosiddetto guadagno d'anello. Adesso è più semplice da calcolare perché è una forma meno intricata. Diciamo, ho dovuto fare delle ipotesi, non delle ipotesi più che altro, cioè un piccolo stratagemma per come dire, aprirlo, ma una volta che è aperto è più semplice da gestire. Ricordatevi che il parallelo di questi due è Z1.
Quindi a questo punto possiamo calcolarlo. E come faccio a calcolare? Devo calcolare VI primo in funzione di VI. Beh, qui ho AVI, posso ottenere V in funzione di VI perché da V a VI c'è ad AVI c'è un partitore, quindi VU è uguale ad A per VI per che cosa? R out più queste impedenze, quindi il parallelo di Z3 con Z1 più Z2, quindi qui c'è Z3 parallelo a Z1 più Z2 per questa impedenza, quindi per Z3 parallelo Z1 più Z2. Una volta che ho V, posso calcolare V' facilmente perché V' è la partizione tra Z1 e Z2, quindi è VU per Z1 diviso Z1 più Z2, la partizione di tensione. Però col segno meno perché VI ha il segno orientato in senso opposto rispetto a V. Quindi queste due sono le equazioni che mi servono. A questo punto posso direttamente scrivere beta E. Beta E è VI' diviso VU. Lo scrivo come no, VI' diviso VI e lo scrivo come vedete qua, rapporto tra V' e V per il rapporto tra V e VI. Quindi il rapporto tra V' e V è questo, è Z1 diviso Z1 più Z2. Il rapporto tra V e VI è questo qua, è A che moltiplica Z3 che moltiplica Z1 più Z2. Qui mettiamo le parentesi, se no non è chiaro, diviso R out più Z3 in parallelo. Ho detto prima che moltiplica e poi invece scrivevo in parallelo, chiaramente è vero in parallelo, no? Z1 più Z2. Ok? Ancora un pochino di conti lì si possono fare perché si può svolgere il parallelo. Se svolgiamo il parallelo, si semplifica qualcosa. Perché vedete, il parallelo vuol dire il prodotto diviso la somma. Quindi adesso facciamo il prodotto diviso la somma e poi per comodità moltiplichiamo tutto per la somma, in modo che spariscano due piani di frazione, no? Quindi al numeratore mi rimane soltanto il prodotto, al denominatore la somma delle impedenze va tutta a moltiplicare Rout, qui c'è Z1 più Z2 più Z3 e qui c'è Z3 che moltiplica Z1 più Z2. Questo qua e questo qua va via. E quindi qui c'è AZ1 per Z3 diviso questa somma. Lo scrivo da solo perché così è più comodo lavorarci. Beta A con E è uguale a Z1 per Z3 per A diviso Rout per la somma Z1 più Z2 più Z3 più Z1 più Z2 che moltiplica Z3. Allora, ora qui sfruttiamo un'ipotesi che ancora non abbiamo sfruttato, cioè che le Z sono tutte reattive. In pratica si possono scrivere in questo modo, come J per una quantità reale che chiamano X, che è proprio la reattanza, cioè la parte immaginaria dell'impedenza. Quindi
Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo trascurato la componente reale nelle Z, questa è una cosa realistica perché negli amplificatori a tre punti si fa esattamente così. Se facciamo questo, l'espressione si complica e si semplifica abbastanza perché viene beta A con E uguale, ora guardate, è più facile estrarre la fase che ci interessa. Z1 per Z3 fa meno x1 per x3 perché j per j fa meno 1 per a e sotto mi viene un j rout che moltiplica x1 più x2 più x3 meno x1 più x2 che moltiplica x3. Allora, questa sarà in generale una funzione di trasferimento complessa, io posso sostituire a S j omega e andare a vedere per quale frequenza è soddisfatto il criterio di Barkhausen, se è soddisfatto. Va bene? Quindi per esempio vado a vedere il criterio di Barkhausen sulla fase, criterio di Barkhausen sulla fase, cosa voglio? Voglio che fase di beta A con E per j omega sia uguale a 0. Ok? No, è un'equazione che mi deve far ottenere un valore di omega, per cui questo è vero. Allora, lo vedete bene com'è l'espressione. Al numeratore c'è una quantità reale, al denominatore c'è una quantità complessa, e quindi perché la fase possa essere nulla, la parte immaginaria del denominatore deve essere nulla. Ok? Quindi la condizione è necessaria, perché non è sufficiente. In realtà deve essere, fase nulla non vuol dire solo reale, vuol dire anche positivo. Ok? Quindi ancora questa condizione necessaria è che x1 più x2 più x3, cioè i termini che moltiplicano la Rout siano uguali a 0. D'accordo? Quando questo succede, se c'è una frequenza omega 0 alla quale, diciamo, poniamo che la cosa sia vera a frequenza omega 0. Allora, beta con E a quella frequenza, a j omega 0, come è fatto? C'è, vedete, questo termine immaginario non c'è, mi viene A, il meno va via col meno, x3 si semplifica con x3, mi viene A per x1 diviso x1 più x2. Ora, questo in realtà, siccome secondo me ho perso un segno, lo aggiustiamo adesso. Siccome x1 più x2 più x3 è uguale a 0, questo x1 più x2 posso scriverlo come meno x3. Quindi qui mi viene un meno a per x1 diviso x3. Allora, io qui credo di essermi perso un segno. Torniamo un attimo indietro. Ecco, questo meno, vedete, al primo passaggio me lo sono scordato, quindi adesso li rimettiamo. Qui c'era un meno, qui c'era un meno, giusto? E questo meno qui che avevo segnato, evidenziato anche, poi al primo passaggio l'ho lasciato indietro, ok? Lo riporto dietro, poi a questo punto andiamo a vedere. Questo perché? Perché so che qui mi deve venire uguale il segno, non è che la cosa che dicevo, se sapete dove dovete andare. Allora, qui c'è un meno, qui diventa un più, qui diventa un meno e qui diventa un più. Ok? Adesso mi torna perché ho un'altra condizione che siccome A è positivo, x1 e x3 siano dello stesso segno. Quindi x1 e x3 devono essere dello stesso segno.
quindi la somma dei 3 è uguale a 0 e x1 e x3 concordi. Quindi siccome la somma di tutte e tre fa 0, x2 dovrà essere di segno opposto, no, per forza. Allora, questa cosa deve essere maggiore di 1 all'innesco, se vi ricordate, e deve essere uguale a 1 al regime, perché così ci richiede il criterio di Barkhausen all'innesco e poi al regime. Si vede abbastanza facilmente che non è una cosa difficile, no? Perché in pratica è sufficiente che A sia abbastanza grande, no? Come al solito, di fatto, in realtà è sempre così, la condizione più difficile da soddisfare è quella sulla fase, perché riguarda la forma del circuito e la forma della funzione di trasferimento. Una volta che quella è soddisfatta, con un po' di amplificazione si ottiene tutto il resto, ok? Quindi, ricapitoliamo. Io devo avere queste due condizioni. All'innesco A per beta A di J omega 0 uguale ad A per X1 di J omega 0 diviso X2, X3 di J omega 0 maggiore di 1, e a regime devo avere beta di j omega 0 uguale ad a di x1 di j omega 0 diviso x3 di j omega 0 uguale a 1. Chiaramente io qui ho due possibilità. Poi sempre devo avere x1 più x2 più x3 in omega 0 uguale a 0. Allora vedete, io ho due possibilità. Possibilità numero 1. X1 e x3 sono positive, x2 è negativa. Cosa vuol dire la reattanza positiva? Vuol dire che sono delle induttanze. E negativa, reattanza negativa, vuol dire che si tratta di una capacità. Quindi ho due induttanze e una capacità. Mi viene questa topologia circuitale si chiama oscillatore di Hartley. L'altra situazione che posso fare è scegliere x1 e x3 negativi e invece x2 positivo, e cioè x1 e x3 sono delle capacità, x2 è un'induttanza, e questo si chiama oscillatore di Armstrong. Ma questi oscillatori sono venuti fuori in realtà più o meno negli stessi anni, no? Gli anni della radio, in realtà, proprio gli anni inizio secolo scorso. Erano praticamente. Sono stati derivati in condizioni diverse, cioè senza una, come dire, descrizione unificante come quella degli oscillatori a tre punti, quella poi è venuta dopo, come spesso succede, insomma. Circuiti erano proposti perché erano interessanti, funzionavano, poi una visione un pochino più unificante viene fuori dopo. Però è molto interessante, in realtà quello era il periodo in cui erano usciti vi ricordate quando ho fatto un po' di cronologia dell'elettronica? Questa è ancora l'elettronica delle valvole, dei tubi a vuoto. A un certo punto si comincia a utilizzare questi tubi a vuoto per fare le prime radio. Le prime radio che si tenevano a casa per ascoltare la musica. In realtà all'epoca, forse ve l'ho già detto, ma pensate che le case discografiche, che poi sono state le case discografiche, diciamo, grandi degli anni 60, 70, 80, erano tutti produttori di radio. Il fatto è che per vendere le radio dovevano fare la musica, perché sennò nessuno comprava le radio. Quindi loro facevano le radio
contemporaneamente mettevano su la stazione radiofonica per, come dire, far venire la voglia di comprare la radio, no? Creare il mercato per la radio. Ecco, e Hart e Hamilton lavorava nel settore delle radio e avevano bisogno di realizzare gli oscillatori per sintonizzare le radio. Voi sapete, una radio, non lo sapete o non lo sapete? Come funziona la radio voi non lo sapete. Una radio, no, un'idea di come funziona la radio dentro. Radiolina, no? Radio, ok. No, cioè tipo la radio degli anni, dei primi, cioè, una radio analogica di quelle vecchie. No, però penso che lo vedrete al corso di come si chiama, elettronica per le telecomunicazioni al terzo anno. Qualcosa dovreste fare di piccoli ricevitori. Però, insomma, io una cosa minima che è necessario conoscere, che per sintonizzare la radio c'è bisogno internamente di generare una frequenza che sia, in alcuni diciamo, schemi di radio semplice, che sia simile alla frequenza di trasmissione della stazione, perché così moltiplicando le due frequenze portate il segnale in banda base, okay? E quindi per generare quella frequenza avete bisogno di un oscillatore. Che questi oscillatori di Hart e di Hamilton erano utilizzati in quel contesto. Erano oscillatori, con la manopola si modificava la capacità, e modificando la capacità si modificava la frequenza di oscillazione dell'oscillatore, quindi si sintonizzava la stazione e la radio su una stazione differente. Okay? Quindi diciamo sia Hart sia Armstrong erano ingegneri nel settore delle radio. Come dipende la frequenza d'oscillazione da L e da C? Beh, è facile, perché la condizione da soddisfare è questa x1 più x2 più x3 uguale 0. Quindi se per esempio faccio un oscillatore di Hartley, per esempio, vediamolo un attimo. Allora, io ho x1 più x2 più x3 uguale a 0. X1 nell'oscillatore di Hartley, ricordiamo, è un'induttanza, e anche x3 è un'induttanza. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che x1 sarà omega L1, x3 sarà omega L3. Prendo soltanto la parte, come dire, l'impedenza è J omega L1, ma la X è tutta l'impedenza, almeno il J, no? E X2 sarà meno 1 su omega C2. Quindi questa è l'espressione. Vedete, io a questo punto posso ricavare il valore di omega per il quale l'espressione si annulla. Viene omega uguale a 1 su C2 per L2. L1 più L3 tutto sotto radice. In pratica questo è uguale a 0, e quindi moltiplico per omega e divido per L1 più L3, mi viene omega quadro uguale, quindi poi faccio la radice. Quindi questa è la mia omega 0, è l'unica frequenza alla quale la fase beta è nulla. A quella frequenza, se A per X, dunque beta, stavo dicendo, questa è la condizione sulla fase. La condizione sull'ampiezza cosa mi chiede? Mi chiede che beta A di J omega 0 sia maggiore di 1. E questo che cosa vuol dire? È che A per X1 su X3, ma è uguale ad A per L1 su L3, deve essere maggiore di 1. Quindi vedete, basta che A sia abbastanza grande perché questa condizione sia soddisfatta. A quel punto l'oscillazione si innesca. Come vi dicevo, in una radio con la manopolona, no? Cioè, classica radio diciamo analogica ai vecchi tempi, la manopola aveva era in pratica una capacità variabile che consentiva di modificare quella C2, per esempio, e quindi modificare la frequenza di oscillazione.
modificando la frequenza di oscillazione, si variava la stazione su cui veniva sintonizzata la radio. Pratica quella manopola che cosa fa? Magari quello può darsi che qualche foto vecchia l'abbiate vista. In pratica c'era un condensatore a facce piane parallele e modificando con la manopola si cambia la porzione delle facce che si affacciano, quindi si cambia l'area dei condensatori a facce piane parallele e quindi si cambia la capacità. In quel modo funziona. Si passa da una capacità massima. In questo caso è una capacità minima quando si gira la manopola e le due facce non si vedono. D'accordo? Questo è. Comunque, nei tempi gloriosi dell'Hi-Fi, che erano gli anni 80, ancora c'erano le manopole a capacità variabile per sintonizzare la radio. Non è che stiamo parlando di roba soltanto dei primi del secolo scorso. Va bene. Ecco, come si fa poi l'oscillatore di Hartley? In pratica è molto semplice perché io cosa devo fare? Devo avere, proviamo a fare un disegno di un circuito qua, un amplificatore invertente, abbiamo detto, e nel caso più semplice l'amplificatore invertente si può fare con un amplificatore CE, quindi io metto qua, faccio un amplificatore invertente con una parte della resistenza dell'emettitore che viene bypassata. Poi che cosa devo fare? L1, devo mettere qua un'impedenza L1 tra l'ingresso e la massa. Ecco, questa però non la posso mettere direttamente così. Questo è l'ingresso meno, giusto? Questa è l'uscita e questa è la massa. Non la posso mettere direttamente così perché sennò cortocircuito la base con la massa. Quindi devo mettere qua una capacità di blocco e poi qua ci metto la L1. Capacità di blocco la devo scegliere in modo tale che l'impedenza sia subito trascurabile alle frequenze che mi interessano. Quindi qui ci metto L1. C2 la metto tra qua e qua perché sta tra ingresso e uscita. E L3 la metto attraverso una capacità. C2 attraverso un'altra capacità di blocco. Perché se no mi cortocircuita tutto, quindi qui metto una capacità di blocco sulla base, una capacità di blocco sul collettore, L3 la metto così, tra l'uscita e massa. Vedete, questo semplicemente è un oscillatore di Hartley. Non è il numero di componenti come si dice, che mi preoccupa, no? È in pratica soltanto fare un circuito che poi tenga la frequenza che deve avere a lungo e funzioni più o meno come è previsto. D'accordo? Ora, questo è chiaramente un disegno di principio, nella pratica si riesce a fare un pochino più complicato, ma giusto per capirsi va bene. L'oscillatore, scusate, l'amplificatore invertente può essere fatto a MOSFET, può essere fatto con operazionale, insomma, non è importante, questo è giusto un esempio. L'altro tipo di oscillatore, l'oscillatore di Armstrong, è praticamente molto simile, visto in quest'ottica. In questo caso, che cosa dobbiamo avere? Dobbiamo avere che la somma delle tre reattanze viene uguale a 0, però stavolta X2 è una induttanza, mentre invece X1 è una capacità e anche X3 è una capacità. Quindi a questo punto io devo fare questo uguale a 0, moltiplico tutto per omega C1 C3, quindi qui mi viene meno C3 più omega quadro C1 C2 C3 L2 meno C1 uguale a 0 e quindi mi viene omega uguale a radice quadrata di C1 più C3 diviso C1 per C3 per L2. Questa è la omega 0 alla quale si può innescare la frequenza d'oscillazione. Beta A alla frequenza g omega 0 viene uguale a
A per x1 diviso x3, quindi viene A per c3 diviso c1, qui maggiore di 1 all'innesco, quindi di nuovo basta che A sia abbastanza grande. In questi casi spesso le capacità si fanno uguali, quindi il conto qui viene molto semplice. Basta che l'amplificazione ci sia, non deve essere neanche particolarmente elevata. Ok, ecco, quindi in pratica alla fine di oscillatori, di forme di oscillatori ne abbiamo viste tre, quindi due a tre punti e poi l'oscillatore a rete di sfasamento e l'oscillatore a punti di Wien e chiaramente sono tante tipologie differenti. Questi sono tutti oscillatori che hanno hanno come base di funzionamento un sistema in reazione. E abbiamo visto in tutti questi casi in realtà c'è bisogno di poi regolare l'ampiezza di oscillazione. Noi abbiamo visto l'esempio dell'oscillatore a punti di Wien, quello stesso esempio può funzionare anche per questi altri oscillatori messo in modo opportuno. Quindi diciamo non spendiamo particolari diciamo sforzo per vedere altri tipi di regolazione. In realtà anche lì ce ne sono tanti. Quello che volevo sottolineare è questo, che nella pratica la regolazione è utile, ma non è spesso indispensabile, perché poi a un certo punto entra in gioco un funzionamento non lineare dei dispositivi, per cui naturalmente il beta cala quando aumenta l'ampiezza. Quindi il beta cala perché entra in gioco delle non linearità e quindi anche se non mettiamo un meccanismo di regolazione, a un certo punto l'oscillatore ha un'ampiezza che cresce e poi non cresce più. Ok, questo per forza cose è una cosa che cresce in modo indefinito, esiste soltanto, come dire, matematicamente. D'accordo? Quello che succede però è che se non mettiamo un meccanismo di regolazione, l'ampiezza si stabilizza, però magari l'oscillazione è molto deformata rispetto a una sinusoide. Questo sì, però ripeto, in certi casi è utile avere l'uscita sinusoidale, in certi casi basta che sia periodica, non mi serve che sia esattamente sinusoidale, perché tanto poi in qualche modo filtrerò e prenderò soltanto la prima armonica e quindi poi tutto il resto verrà comunque buttato via. Quindi, diciamo, questo è il motivo per cui non ci spendiamo troppo tempo sulla regolazione. Invece, volevo spendere un po' di tempo per raccontarvi come è fatto un altro tipo di oscillatori che si usano frequentemente, che sono i cosiddetti oscillatori al quarzo. Gli oscillatori al quarzo, come vedete, si usano quando è importante avere una frequenza di oscillazione precisa. Precisa in poche parti per milione, quindi con una alta precisione. L'applicazione, se volete, più comune degli oscillatori al quarzo è per fare gli orologi al quarzo. Okay? L'orologio al quarzo ha un oscillatore dentro che tiene il tempo perché è preciso. Non solo deve essere preciso, ma poi deve essere anche stabile rispetto alla temperatura, variazioni di temperatura, all'invecchiamento del circuito, eccetera. E il quarzo effettivamente ha tutte queste proprietà. E cosa che in realtà non hanno gli oscillatori che abbiamo visto finora, perché vedete, negli oscillatori che abbiamo visto finora la frequenza di oscillazione, se guardate le espressioni che abbiamo appena scritto, è funzione di, per esempio, L1, L3 e C2. Ora, ci sono diverse difficoltà nell'averla precisa. Prima di tutto è difficile in produzione far sì che tutte e tre quelle quantità siano esattamente note, quindi ci sono un po' di tolleranze di fabbricazione che risultano in una variazione tra
oscillatore a oscillatore che produco della frequenza di oscillazione. Questo viene naturale. L'altra cosa è che di nuovo ho tre componenti e tutti e tre questi componenti sono soggetti a invecchiamento, a variazione delle proprietà con la temperatura. Quindi se non prestiamo particolare attenzione, il problema non, no, il problema c'è. Ora vi faccio vedere come si risolve il problema nei quarzi. La cosa interessante dei quarzi è che basta realizzare un componente, cioè il quarzo, con estrema precisione per far sì che tutto l'oscillatore oscilli esattamente alla frequenza che impone il quarzo. Quindi alla fine riesco ad avere una frequenza precisa non facendo tutto il circuito con componenti di valore esattamente preciso. Mi basta mettere quarzo. Questo è l'aspetto un pochino più critico da capire. Innanzitutto, che cosa sono i quarzi? Il quarzo è un minerale, è un cristallo. Ci sono diverse tipologie cristalline di quarzo. Comunque, un cristallo di ossido di silicio, SiO2. Come si dice, biossido di silicio, esattamente lo stesso materiale che, come dire, tradizionalmente si usava per fare i dielettrici nei condensatori MOSFET. Allora, la caratteristica principale del quarzo è che è un materiale piezoelettrico. E cos'è un materiale piezoelettrico? È una proprietà del cristallo, il fatto che il materiale sia piezoelettrico. Per dirla brevemente, se prendo un tassello di questo materiale e applico una pressione in questa direzione, si induce una carica sulle due facce, positiva per esempio da una parte e negativa dall'altra, per cui c'è un campo elettrico dentro il materiale. Proprio io lo prendo, lo premo abbastanza forte e ho una carica sulle due facce. Che cosa fa in pratica il materiale? Il materiale trasforma l'energia elastica, cioè la deformazione che voi imponete, in un'energia elettrostatica, nel campo elettrico. Quando rilasciate, ritorna in posizione normale e il campo sparisce. Quindi è perfettamente reversibile e non c'è dissipazione di energia. Va bene? Quindi, se imponete una deformazione, compaiono delle cariche in superficie, tipicamente di segno diverso, e quindi all'interno del materiale si ottiene un campo. A che cosa serve? Applicazione classica del materiale piezoelettrico è stata, diciamo, nei microfoni. Prima i microfoni, come si facevano? Con una membrana molto sottile di materiale piezoelettrico, parlando, le onde di pressione nell'aria deformano la membrana e questa deformazione fa sì che viene indotta una differenza di potenziale tra le due facce. Questa differenza di potenziale si prende, si amplifica e, diciamo, è analoga all'onda di pressione e quindi al suono che l'ha prodotta. Quindi mandandola poi a un altoparlante che fa praticamente il processo inverso, si sente esattamente lo stesso suono che si è captato col microfono. Ok? Quindi quella è l'applicazione più classica del materiale piezoelettrico. In realtà ci sono tantissimi usi in molti contesti diversi. In questo caso usiamo esattamente le proprietà piezoelettriche del materiale per realizzare una capacità. In pratica, quando si dice un quarzo adoperato in elettronica, cosa si intende? Si intende un condensatore in cui il dielettrico interno è fatto di un quarzo opportunamente tagliato. Quindi è una cosa del genere, un condensatore a facce piane parallele, in cui le due facce metalliche sono separate da un pezzettino di cristallo di quarzo. D'accordo? Infatti anche il simbolo del quarzo è questo. Questo è il simbolo e di solito sui
Gli schemi elettronici si indica con Crystal. XTL. Allora, adesso dobbiamo fare un piccolo salto logico. In pratica, quando lo guardiamo dai due terminali, il quarzo è un'impedenza e ha delle caratteristiche particolari, perché il circuito equivalente è un circuito fatto in questo modo. In pratica, c'è una capacità che è la capacità a facce piane parallele. Questo è il circuito equivalente. Che è la capacità a facce piane parallele del quarzo, e poi per tenere conto opportunamente delle proprietà piezoelettriche, in realtà si vede che bisogna mettere nel circuito equivalente una rete LC serie e una piccola resistenza che tiene conto delle perdite. Questo gruppo LC tiene conto del trasferimento di energia che c'è tra la componente elastica, cioè la deformazione, e la componente elettrica. È un modo, come dire, elettrico per tenere conto di questo trasferimento di energia. Non vi riesco a fare la derivazione del motivo esatto per cui il gruppo LC tenga conto in modo corretto delle proprietà piezoelettriche del quarzo. Però voglio soltanto ricordare una cosa. Cioè, un gruppo LC tipicamente che cosa fa? Dal punto di vista elettrico dà luogo a un comportamento risonante. Perché che cosa avete? Che nell'induttanza l'energia viene accumulata nel campo magnetico, nella capacità l'energia viene accumulata nel campo elettrico. Quando caricate una capacità e mettete in parallelo, per esempio, la capacità dell'induttanza, voi sapete che cosa succede. In pratica, o vedete a capo un'oscillazione che eventualmente si smorza, piano piano si smorza. Quell'oscillazione a che cosa è dovuta? È dovuta al fatto che c'è un trasferimento di energia da una forma all'altra. All'inizio avete la capacità carica e l'induttanza scarica. Quando le mettete in parallelo, la capacità si scarica sull'induttanza, quindi la capacità perde energia elettrostatica, l'induttanza che viene attraversata da corrente acquista energia sotto forma magnetica, no? Quindi, sotto forma del campo magnetico. E si ottiene, a un certo punto l'energia si trasferisce tutta, la capacità si scarica completamente, l'energia si trasferisce tutta nell'induttanza. Poi nell'induttanza continua a passare la corrente e questa corrente ricomincia a caricare la capacità. Quindi l'induttanza si scarica, la capacità si carica. Questo ciclo, se non ci sono perdite, continua a modo indefinito tra i due sistemi e ottenete una oscillazione a una frequenza di risonanza che nel caso di un'induttanza e di una capacità è 1 sulla radice di LC, no? Classicamente. Questa è una cosa che avviene in tanti sistemi. Se io prendo un sistema totalmente diverso, prendo un pendolo, d'accordo? In un pendolo avete la stessa situazione, avete che nel pendolo c'è un'energia, se avete un pendolo con una massa in fondo, c'è un'energia cinetica che è legata a un mezzo mv quadro, cioè l'energia cinetica della massa, va bene? E poi avete un'energia potenziale che è legata all'altezza della massa rispetto a terra. Allora, quando il pendolo oscilla, avete esattamente il trasferimento di energia tra le due forme. Quando siete qua,
avete la massa ferma e tutta l'energia accumulata sotto forma di energia potenziale, poi qui viene trasferita l'energia cinetica nel punto più basso, l'energia potenziale non c'è più, c'è il massimo di velocità, c'è il massimo di energia cinetica e così via. Di qua avete di nuovo trasferimento e così. Anche questo pendolo chiaramente sapete è caratterizzato da una frequenza d'oscillazione. Quindi tutte le volte che c'è un sistema in cui l'energia può essere accumulata in due modi diversi e si può trasferire da un modo all'altro senza o con poche perdite, ci troviamo con un sistema risonante e questo è un altro caso. In materia piezoelettrica avete l'energia elastica della deformazione e l'energia invece accumulata dal campo elettrico. Quindi quando avete di nuovo il trasferimento tra questi due sistemi possibili, voi se prendete un materiale piezoelettrico, lo deformate e lo lasciate libero, vedete che oscilla tra le due situazioni. Avete la deformazione che oscilla, quindi l'energia accumulata nella molla, no? Nella deformazione, che varia nel tempo e contemporaneamente varia nel tempo in modo in controfase l'energia accumulata in campo elettrico. Allora, se voglio schematizzare questo meccanismo con un equivalente elettrico, lo schematizzo utilizzando le quantità soltanto elettriche, in questo caso induttanza e la capacità. Quindi l'induttanza e la capacità in questo circuito equivalente mi giustificano questa oscillazione, anche se realisticamente non c'è nessuna induttanza vera e propria nel sistema. Serve soltanto per tenere conto dell'energia accumulata nella deformazione. L'energia accumulata nel campo elettrico è data dalla presenza della capacità mappata 1 a 1, quell'induttanza tiene conto della deformazione. Allora, la R tiene conto invece delle piccole perdite che posso avere, per cui se ho un'oscillazione, poi quella alla fine si smorza. Nel quarzo questa R è molto piccola e io in pratica posso considerarla trascurabile. Allora, vista due terminali, l'impedenza del cristallo di quarzo è un'impedenza data da una capacità in parallelo a una LC in serie. Per il momento trascuriamo la R. Come è fatta questa impedenza? Proviamo a vederla. Allora, io la scrivo qua, ho Z uguale alla capacità, che è impedenza 1 su J omega C'. In parallelo alla serie di J omega L più 1 su J omega C. Facciamo aspettate, prima di fare il conto completo, mettiamo tutto su un unico denominatore. A questo punto posso fare il conto totale, quindi trasformo quel parallelo in un prodotto più un prodotto diviso la somma. Dunque, facciamolo, mi viene meno 1 meno omega quadro LC quadro. Faccio anche la moltiplicazione per i denominatori in modo da togliere, quindi al numeratore mi viene soltanto questo, al denominatore che cosa mi viene? Mi viene questo più questo, potevo moltiplicare per questi rispettivi, mi viene quindi qui J omega C più J omega C' che moltiplica 1 meno omega quadro LC.
Quindi questa è l'espressione. Posso portare fuori, vediamo un po' se ce la faccio qua. Posso portare fuori per avere uno a denominatore come termine noto, c più c primo, vediamo se ce la faccio qua. E qua mi viene 1 meno omega quadro LC diviso 1 meno omega quadro LC diviso C più C primo. Detto bene, c'è un C primo anche. Ok. Ho portato in evidenza questo in modo da avere qua uno a numeratore e uno a denominatore come termine noto per estrarre le singolarità in modo più comodo. Allora, ricopio questo di là. Nella slide successiva, ricopio tutto. Quindi viene z uguale, chiamo jx, e viene 1 su j omega c più c primo, quindi 1, quindi meno j su omega c più c primo per 1 meno omega quadro LC diviso 1 meno omega quadro LC C' diviso C più C'. Quindi vedete, qui ho un polo nell'origine, questi qua sono due zeri complessi e due zeri immaginari puri. Questo sono omega z uguale 1 su radice di LC, giusto? Lo zero. E qua ho due poli immaginari puri. Omega P sarà 1 su radice di L per C C' su C più C'. Va bene? Oh, vabbè, non è che devi stupirvi il fatto che ho tutti i poli e zeri che hanno parte reale nulla. Perché in pratica ho trascurato tutte le resistenze, ho una rete soltanto di induttanze e capacità, solo reattanze, e quindi i poli vengono tutti a parte reale nulla. D'accordo? Quindi vengono due zeri immaginari puri, due poli immaginari puri, più un altro polo nell'origine. Allora, la cosa importante, la caratteristica importante di questi zeri e questi poli, che fa in pratica la fortuna del quarzo, è che C' è molto più grande di C. Quindi nel quarzo, in pratica, per come vengono tagliati i quarzi, ho C' molto più grande di C. Per cui, vedete, omega P per costruzione ha un denominatore che è più piccolo di omega z, perché c'è un termine C' diviso C più C' a moltiplicare dentro, che è più piccolo di 1, va bene? Però, siccome C' è molto più grande di C, questo termine qui è quasi uguale a 1, quindi omega P viene appena appena un po' più grande di omega z. Ok? Quindi omega P viene quasi uguale a omega z. Per costruzione è maggiore di omega z. Quindi, ma diciamo la differenza è veramente una parte su un milione. Quindi se omega z viene 2 MHz, omega P viene 2 MHz e 1 Hz. Una cosa del genere. Ed è una proprietà importante questa, perché? Perché quando vado a se vado a disegnare la X, cioè la reattanza in funzione di omega, come viene? Immaginiamo di non fare non un diagramma di Bode, di fare proprio uno studio di funzione. Chiaramente facciamolo qua in rosso, lo disegno. Allora, x è uguale a 0 in omega z, va bene?
Quindi qua si passa esattamente dallo zero. In omega p ho un denominatore che si annulla e quindi in omega p ho un asintoto verticale. E poi anche in 0 un asintoto verticale perché si annulla il denominatore. Quindi in pratica com'è fatta questa funzione? Quando omega è piccolo, questa frazione fa 1 e quindi qui viene praticamente meno 1 su omega c su c'. Quindi viene un'iperbole. E all'incirca meno 1 su omega c più c', perché il resto fa 1, quindi qui va bene come approssimazione. Poi però l'iperbole continuerebbe per andare verso l'asintoto a 0. Nella pratica invece qui interviene questo pezzo e quando omega vale 1 su radice di LC il numeratore si annulla e quindi si passa di qua. Poi quando omega diventa più grande di omega z il segno cambia. E quando si avvicina a omega p si va verso l'asintoto verticale. Quindi qui la cosa cresce velocissimo. Quando omega supera omega p cambia il segno del denominatore, quindi dall'asintoto verticale si esce dal basso e poi vedete quando omega diventa grande, di nuovo questa frazione tende all'incirca 1 e quindi qui si va di nuovo con l'iperbole di prima. In pratica l'andamento è quello di un'iperbole che viene distratto da questo zero e polo, per cui ho questa asintosi in mezzo. Più o meno è sempre qui l'iperbole circa meno 1 su omega c, e qui è un pochino diverso, ma insomma sono più o meno uguali. Quindi ripeto, è praticamente un andamento è quello di un'iperbole che viene distratto dalla presenza del polo degli zeri. La cosa importante è che polo e gli zeri sono vicinissimi, quindi c'è un intervallo molto piccolo tra omega p, omega z, anzi, e omega p, la x è maggiore di 0, altrimenti è sempre negativa. Allora, poi brevemente, su velocissimo, perché poi finisco la prossima volta e dobbiamo vedere anche un circuito un pochino più completo. Come lo uso il quarzo in pratica? Io ho questa caratteristica che è molto molto stabile nel tempo, molto stabile con la temperatura per le proprietà del quarzo. Uso X, il quarzo, al posto di un'induttanza. Immaginate per esempio l'oscillatore di Armstrong che ha due capacità e un'induttanza. Se io uso la X al posto dell'induttanza, sono sicuro che l'unica frequenza alla quale si può innescare l'oscillazione è compresa tra omega z e omega p. Ok? Quindi, se uso x al posto di una L in un oscillatore a 3 punti, l'oscillazione si può innescare soltanto tra omega z e omega p. E sono sicuro perché tra omega z e omega p x prende tutti i valori possibili tra 0 e più infinito, quindi sicuramente prende il valore che garantisce che x1 più x2 più x3 faccia 0. D'accordo? Quindi vedete in pratica, siccome omega z e omega p sono molto molto vicini, ho inchiodato la frequenza di oscillazione dell'oscillatore. E infatti il quarzo viene venduto così, si compra il quarzo da 4 MHz, Quarzo a 4 MHz ha omega z e omega p praticamente a 4 MHz. Se quello io lo metto dentro un oscillatore al posto dell'induttanza, l'unica frequenza a cui si può avere l'oscillazione è 4 MHz. Perché fuori da perché solo a quella frequenza il quarzo si comporta da induttanza, da qualunque induttanza si comporta, un qualunque valore di x. Ok? Quindi poi la cosa importante è garantire che l'amplificazione sia sufficiente, ma questo è un altro discorso. Di sicuro rimane l'unica. Quindi a questo punto, qualunque sia la precisione di tutti gli altri componenti del circuito, l'oscillazione è determinata da quarzo. E fortunatamente il quarzo ha anche una frequenza di risonanza molto stabile con la temperatura e nel tempo. Va bene, mi fermo qui e continuo.